Scusate se vi state annoiando, ma io al cimitero ci devo andare per forza. Sino a zia Matilde chi la sente? Ma no, è stata un'ottima occasione per vedere dei posti bellissimi. Vero. Peccato che il commendatore e Pistilli non siano potuti venire. Peppino aveva un gran mal di testa. Eh sì, ha sbattuto contro un quadro. Guardate che meraviglia! Ma che meraviglia, quello è il cimitero. Ah! Oh! Oh! Ma ti pare questo il modo di frenare, Augusto? Oh, che male! Si è fatta male, Fedora? Ai, che male! Povera Fedora, tu adesso, Augusto, devi fare qualcosa. Io c'ho il sistema del medioevo, uno schiaffo prima e la spina levo. Lo schiaffo prima e la spina levo. Le ho fatto male, commendatore? Sì. Certo che tu, Augusto, non combini altro che guardi. Un altro schiaffo con la manina e si leva l'ultima spina. No. Coraggio, stringi dentro. Si sente meglio? No. Vado a prendere il taxi. Ecco. Ed ora? Andiamo. Ed ora? Mi dia la mano, su. Andiamo. Si sente meglio? No. Stia attento allo scalino. Oh. Buongiorno, principe. È una combinazione oppure lei mi sta seguendo? Ah, no, non questa è una combinazione, creda. Però scusi, adesso io ho molto da fare. Passerò più tardi in suo albergo. Ma non è contento di vedermi? Sì, certo. Sa, c'è una cosa che volevo dirle, però è un po' imbarazzante. Ecco, vede, siccome io sento una certa simpatia per lei, non volevo più mentirle. Io non sono la figlia di Giuseppe Zerbini, sono la sua segretaria. Pensavo che lei, sapendo questo, non si sarebbe più interessato a me. Minchia, che sfortuna! No, volevo dire... Come cosa, Curstos? Perdi tempo con le donne invece di lavorare al banco dei frutta. Voi italiani siete tutti uguali! Ma allora lei... No, un momento, un momento. Che farabutto! No, Angela, che cosa hai capito? Scusa, stammi a ascoltare, senti. Ma no, un momento, non ti prego. Non voglio sentire e più ascoltami, niente! No.